Beh, salve amiche, come va? Come state? Spero tutto bene. Sono sempre io la vostra fata preferita. Oggi, amiche, ci troviamo in una nuova reaction. Oh my god! Wow! Ci troviamo in una nuova reaction perché, amiche, vi è piaciuta tantissimo quella di Rosalba. Rosalba ha commentato, le mando anche un bacio nel caso stesse guardando. E oggi andiamo invece a occuparci di una dei personaggi effettivamente più particolari, ecco, del mondo di TikTok. Questa volta, amiche, sto parlando di Cara. Subito! Zeta! Dei carabinieri! Più o meno lei. Devo dire che il personaggio è molto virale, molto particolare, ad alcuni piace, altri totalmente la odiano, ma oggi non siamo qua a parlare di questo, ma siamo qua ad analizzare effettivamente i capelli di Cara. Che tipologia di viso ha? Che tipologia di capello ha? E secondo me potreste anche ritrovarvi all'interno delle sue caratteristiche di capello, quindi prendete appunti, specialmente se siete crespe, perché io ve lo anticipo, sicuramente qua ci sarà tanto di cui parlare. Però, amiche mie, iniziamo subito, così ci togliamo il dente e parliamo di questo argomento. Piccola interruzione del video perché sono il Nicolas del futuro e sì, ho cambiato nuovamente colore di capelli, ora sono lilla, ma non siamo qua a parlare di questo perché, amiche mie, questo video è in collaborazione con Freshly. È la prima volta che collaboro col brand e mi ha sfidato. Dovete sapere che mi ha mandato un'email Freshly e mi ha detto: ma sai Nico, io ti voglio sfidare. Ho detto: ma chi siamo noi per rifiutare ovviamente questa sfida? Parti a provare il nuovo abbronzante, il Chocolate Self Tanning Serum. Devo dirvi la sincera onesta verità: la maggior parte degli autoabbronzanti a me non piace perché tendenzialmente tende a darmi un colorito arancione. Quindi io ho risposto al brand e gli ho detto: ma siete sicuri? Mi hanno detto: noi ti assicuriamo che non diventerai arancione, ma che ti darà un colorito dorato, abbronzato, naturale. Quindi ho detto: sai che c'è? Proviamo ad accettare questa sfida, vediamo come va. Allora amiche, questo è il mio incarnato prima, come potete vedere. Da oggi utilizzo questo prodotto di Freshly, che è appunto il Chocolate Self Tanning Serum. Vediamo quanto scurisce e se scurisce la mia pelle pallida. Quindi ho provato il loro siero abbronzante per circa 4 giorni, applicandolo sia di mattina sia di sera su appunto sia il viso che il collo. E devo dirvi la sincera verità, amiche, che il risultato è estremamente naturale. Nel senso che dà una abbronzatura che riscalda l'incarnato, come potete vedere. Io qua a fianco vi faccio vedere man mano i vari colori, eccetera, ma senza effettivamente far diventare l'incarnato arancione, perché la maggior parte degli autoabbronzanti ti fa diventare color carota, che è una cosa che io personalmente non apprezzo, non amo particolarmente. Infatti quello che mi è piaciuto sicuramente di questo siero è che non va a seccare la pelle, non macchia e non unge. Questa è una cosa fichissima perché non vi lascia il viso appiccicoso, quindi non avete il pericolo di macchiare magari la maglietta bianca eccetera, perché non lo fa in nessun tipo di modo. Ricordatevi di shakerarlo bene, ma soprattutto avete i risultati in modo super super rapido. E Freshly è un brand 100% naturale, cruelty free, e quindi questo ovviamente è un super plus. Unico consiglio: ricordatevi che prima di fare la prima applicazione di esfoliare il viso, altrimenti l'effetto potrebbe essere disomogeneo. Un altro prodotto che mi avete visto utilizzare insieme appunto col self tanning serum è il collagen bomb. Devo dire che quest'altro siero mi è piaciuto un botto, che è un siero appunto al collagene. Anche qua abbiamo il 99,9% di ingredienti di origine naturale e un collagene vegano. Distende ovviamente l'incarnato, rimpolpa, lascia l'incarnato estremamente idratato, plumped, senza ungere, quindi questo è perfetto su tutte le tipologie di pelle. Ma soprattutto io ho amato anche la profumazione, che risulta essere molto delicata, molto pescata a mio avviso, che è secondo me una cosa super super bella, ecco, di questo prodotto. A me piace che leggermente un sentore ci sia. Ultimo prodotto che ho testato del brand è la skin tint nel colore clair. C'è da dire che questa è appunto una skin tint, quindi un siero colorato con SPF 30. La colorazione clair, come vedete, è vabbè attualmente sulla mia tipologia di incarnato, dopo aver utilizzato il Chocolate Self Tanning Serum. Fate attenzione alla colorazione qualora avessi un incarnato molto molto pallido. Ovviamente il brand si è già riservato di ampliare le shade in modo tale che sia quanto più inclusivo possibile. Devo dire che questo siero mi è piaciuto perché non ha spessore, non si sente sulla pelle, ce l'ho anche attualmente sul viso, e devo dire che il viso risulta luminoso, risulta radioso, ma soprattutto ha una copertura estremamente leggera, secondo me ottimo su una
pelle secca e matura. Io lo consiglio principalmente a questa tipologia di pelle, provatelo perché vi svolta la vita. A parte questo, mi hanno dato anche un codice sconto per voi, che il codice è Nicolas, ve lo scrivo qua in basso. Ovviamente qualora voleste acquistare i prodotti e provarlo, io ve l'ho detto amiche, io punterei sul Chocolate Self Tanning Serum, anche perché vi dà modo di avere questo incarnato naturale, luminoso, riscaldato senza appunto essere arancione. Vi giuro che per me è davvero una svolta, perché io generalmente tutti gli autoabbronzanti che ho provato diventavo sempre arancione, essendo molto pallido ed avendo questo grande sottotono rosa. E invece in questo caso non è successo, e devo dire che sono piacevolmente colpito. Io vi lascio comunque tutto in info box e tutte le descrizioni dei prodotti, e io vi mando un bacio grande e vi lascio al resto del video. Ciao! Eccoci qua amiche, tornati dal momento pubblicità. Questa è una tipologia di video che mi piace fare, perché? Perché mi dà modo di analizzare le forme del viso delle persone, di sapere effettivamente quale taglio gli consiglio, se è meglio frangia, senza frangia, capello lungo, capello corto, capello scalato, eccetera. E secondo me potreste rivedervi anche voi all'interno, come posso dire, di questa descrizione. Per chi non la conoscesse, Cara è un personaggio ironico, satirico di TikTok che vanta più di 2 milioni di iscritti ed è famosa, come posso dire, per il suo particolare rapporto con tutto in generale, col disagio specialmente. Mai avrei pensato nella mia vita di fare una reaction del genere, mi sento un po' così, però è giusto dare a Cesare ciò che è di Cesare. Voi richiedete, io eseguo. Vi faccio apparire subito qua amiche un video di Cara. Allora, quello che possiamo sicuramente notare, partiamo dalla tipologia di viso. Che tipologia di viso ha Cara? Ha una tipologia di viso abbastanza ovale. Quello che posso notare è che ha appunto la parte degli zigomi un po' più alta e anche la jawline qua abbastanza definita. Una cosa che sicuramente è importante da dire, ma non in quanto cosa negativa, ma è una cosa che vi può aiutare, è sicuramente che ha un naso un po' particolare, nel senso che comunque ha un naso importante, lo definiremo, ma non perché, ma questo non vuole essere una critica nei confronti di Cara, ma un tratto distintivo, come per alcune persone può essere per esempio l'occhio all'ingiù, come può essere per alcune persone, non lo so, le labbra storte, come può essere per esempio il fatto di non avere spazio, come nel mio caso tra l'occhio e le sopracciglia perché un occhio incappucciato, o come per alcune persone magari una grande fronte. Quindi assolutamente non è una critica meramente dedicata all'aspetto estetico, ma ci viene incontro per la nostra analisi. Dobbiamo sempre considerare una cosa: quando noi analizziamo una forma del viso, guardiamo noi stessi allo specchio, dobbiamo anche capire quali sono quei tratti che dobbiamo mettere in evidenza e quei tratti che invece vogliamo far rientrare, un po' come nel make up. Cioè, se noi abbiamo per esempio uno zigomo molto alto, lo andremo a mettere in evidenza per quel lato magari positivo che possiamo esaltare col make up. Se abbiamo un occhio già all'ingiù, per esempio, a meno che non siate nel make-up coreano, non penso che sia la scelta più indicata quella di fare un eyeliner all'ingiù, cercheremo un po' di sollevare l'occhio, giusto? Stessa cosa mica accade nel mondo dei capelli, quindi se abbiamo per esempio un naso importante, come anche nel mio caso, io mica non ho un naso piccolo, cioè il mio naso frontalmente è grande, di lato non è così grande, ma qua frontale è abbastanza grande. Quindi che cosa significa avere un naso importante come una fronte grande? Che più scopriamo il viso, in realtà è peggio è. Nel senso che dobbiamo andare magari a distogliere l'attenzione utilizzando un tipo di taglio o di piega differente. Ovviamente qualora noi volessimo, perché vi ripeto, il naso può essere da una parte un qualcosa magari che ci fa sentire a disagio e lo vogliamo nascondere, da un'altra parte invece lo possiamo mettere in evidenza. Esempio il naso, come vi ho detto, come altre caratteristiche. Come anche la fronte grande può essere o coperta attraverso una frangia, che quindi ci va a mimare questa situazione qua, oppure la possiamo scoprire totalmente per dare maggiore enfasi, dipende un po' dai nostri gusti, da quello che ci piace, eccetera. È una cosa però da tenere in considerazione, spero che nessuno prenda male le mie parole, non voglio essere offensivo, anche perché lunge da me esserlo. Nel caso di Cara quindi abbiamo un viso abbastanza lineare, abbastanza bello, abbastanza pratico, perché un viso ovale è un viso che si può permettere qualsiasi tipo di taglio, di piega, eccetera. Ma nel caso appunto di Cara nello specifico, lei ha scelto una sorta di caschetto che lei chiama appunto Lord Farquaad. Questa cosa mi spezza tantissimo. Il caschetto che ha lei è un caschetto che
paradossalmente non le sta bene, cioè non le va, come posso dire, a mettere in risalto i lineamenti. Perché? Perché il caschetto che lei porta solitamente, un caschetto che tende a mettere in evidenza determinati tratti. Per quanto riguarda poi la frangia, devo dire la sincera verità che secondo me la frangia va a chiuderle il viso, che quindi risulta più piccolo effettivamente, e questa può essere una scelta. Devo dire che la frangia può averla, come non può averla, secondo me è meglio di no, perché secondo me servirebbe qualcosa che vada ad aprire questa parte. Infatti vi faccio vedere subito una cosa che, come posso dire, ho visto l'altro giorno e che ho detto ok, questo cambia tutto. Sappiamo bene, amiche, che il taglio di capelli può effettivamente cambiarti totalmente. Infatti possiamo passare da bruttissimi a bellissimi e sappiamo bene che il taglio di capelli ci può effettivamente rovinare. Ve lo dico io sulla mia testa, visto che mi hanno praticamente fatto una ciotola in testa. Ricordiamoci il video, ve lo faccio apparire qua. Qualche giorno fa Cara ha indossato una parrucca e vi voglio far vedere innanzitutto lei con la parrucca, ve la faccio apparire qui, e poi vi faccio vedere invece qua a fianco la clip, oppure al contrario, invece con i capelli corti. La prima cosa che possiamo notare è, guardate invece come il capello lungo, la riga al centro, va a riarmonizzarla meglio. Tante volte il capello lungo può dare effettivamente un aspetto completamente diverso alla persona. In questo caso, come vi ho detto in precedenza, possiamo vedere subito che il capello lungo tende innanzitutto a valorizzare tanti lineamenti, e anche quell'aspetto dedicato al naso che vi ho citato in precedenza scompare totalmente, perché non viene messo in evidenza rispetto invece al capello corto. Infatti nel capello lungo possiamo vedere, vabbè, al di là del fatto che la piega si è mossa, che il capello lungo con anche questi layers, quindi questa scalatura frontale seppur movimentata, tende ad aprire la figura, proprio perché Cara ha un viso che tende invece a concentrarsi verso l'interno. Quindi una piega morbida, mi fa ridere che io ho il tipico italiano che gesticola, tende ad aprire tanto la figura e tende, secondo me, a migliorarle i lineamenti, a farla apparire molto più bella. Secondo me tende a amplificare, tra virgolette, quelli che sono i suoi lineamenti, però detto in modo positivo, rispetto al capello corto. Un altro aspetto sul quale vi voglio soffermare all'interno di questa analisi, un po' come quando mi sono soffermato su quello di Giorgia Meloni e le persone l'hanno presa malissimo, era un video fantastico, quello non è stato capito, secondo me, è l'aspetto del colore, nel senso che è anche della quantità, nel senso che Cara ha ribadito un sacco di volte in modo ironico che comunque ha pochi capelli, quindi quello che può fare è giocare con le wig, perché il suo capello naturale non ne ha tanti e non le permette di giocare così tanto. Infatti alcune volte indossa la frangia finta, questa cosa mi spezza. Ma a parte questo ci fa capire anche, amiche, come il giocare anche con le parrucche, con i diversi colori, può effettivamente cambiarci la figura. Vi voglio soffermare però sull'aspetto del colore. Cara ha un incarnato, a mio avviso, olivastro, quindi tendenzialmente tutta la gamma, come posso dire, di colori scuri, devo dire che le sta bene. Però attenzione, c'è un problema, che il capello, secondo me, è troppo scuro, tende a indurirle i lineamenti, secondo me. Parere personale, fatemi sapere ovviamente voi che cosa ne pensate. Non ce la vedrei mai bionda, secondo me, perché non è nella sua palette, non è nei suoi colori. Però guardate, vi faccio sempre apparire quale foto, quanto il capello castano con questi sorta di riflessi miele, ramati, tende a dare luce alla figura. Invece come il capello totalmente piatto, tipo castano scuro o nero addirittura, tende invece a indurire i lineamenti, a farla sembrare più vecchia rispetto all'altro colore. E questa è una cosa importante, dobbiamo essere, secondo me, alcune volte capaci di capire quando un colore ci sta bene, quando un colore non ci sta bene. Io per esempio vi dico la sincera verità, parlo anche di me, il biondo platino così è bello, mi valorizza sì, ma non tanto quanto il colore scuro. Secondo me, quando io ho i capelli più scuri, tende a dare maggiore profondità, tende a dare maggiore, come posso dire, anche risalto al mio incarnato. Devo dire che il capello così platino, che non è né grigio né lilla, ma è proprio bianco, tende, secondo me, a farmi apparire innanzitutto le sopracciglia ancora più scure. Oh my god, what is that? Oh my god! What is that?
ma tende secondo me a slavarmi un po', cioè può funzionare secondo questa estetica, quindi indossando questa maglia un pochino più particolare, indossando del make up, però nella vita di tutti i giorni struccato e vestito normalmente secondo me non sto bene, però si fa. Si fa. Quindi il mio invito è sicuramente quello di anche capire che cosa ci sta bene e che cosa non ci sta bene. Avevo fatto un po' di tempo fa un video, ma vi parlo di anni e anni fa, forse da 2021, un video proprio di come scegliere il colore di capelli adatto a noi. Non mi ricordo se esiste ancora, nel caso fatemi sapere se volete un update. Fatemi sapere ovviamente che cosa voi ne pensate anche del colore dei capelli di Cara. Che cosa io quindi le consiglio? Le consiglio di, secondo me, continuare a indossare quella wig lì, perché le sta veramente veramente bene. Io onestamente ce la vedrei bene anche tutta ramata, quindi non con le schiariture ma proprio tutta a rame, o anche con un rosso, però non troppo, come posso dire, non tipo Rihanna in California King Bad, quello era un po' too much, magari mantenendo la sua base e facendo tipo un rosso fucsia, un rosso magenta, non so se mi sono spiegato, un po' tipo Dua Lipa. Secondo me anche in quel caso andrebbe a donare calore al viso di Cara, ma soprattutto anche donarle uno switch in più e diverso, anche perché vi ripeto ha dei bei linei. Come taglio invece, ovviamente, amiche, ve l'ho detto, capello lungo perché tende ad allungare la figura, ma scalato, perché se mantenessimo un capello totalmente lungo, totalmente pari, questa situazione di zigomo che vi ho descritto in precedenza andrebbe a portare il viso troppo all'ingiù ad allungarglielo troppo. Quindi sì, un capello lungo però scalato piuttosto che il capello corto. Io tendo sempre a dire anche una cosa quando lavoro con le clienti eccetera, ossia per avere un capello corto devi avere un bel viso. Non si intende un bel viso intenso che tu sei brutta eccetera, ma il capello corto, come vi ho detto in precedenza, tende a mettere in risalto determinati lineamenti. Quindi se abbiamo un naso importante, il capello corto tende a farlo apparire più importante, quindi ancora più grande di quello che è. Oppure un capello corto tende magari a far vedere di più magari le orecchie a sventola, a seconda ovviamente anche della quantità dei capelli e da come si legano eccetera, se si legano. Quindi ricordatevi sempre di questa cosa, che il taglio di capelli può effettivamente valorizzarci o toglierci tantissimi punti. Inoltre aggiungo anche una cosa che può essere utile per voi, l'ho citata all'inizio del video, sia il capello crespo. Cara ha una tipologia di capello crespa, quando vediamo un capello, soprattutto qua nella parte superiore, che è tanto 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 crespo, vi metto magari un'immagine per farvi capire, probabilmente il capello che noi stiamo guardando è un capello riccio asciugato male. Cosa voglio dire? Che probabilmente se Cara se ne prendesse cura potrebbe avere dei capelli ricci, ovviamente essendo corti diventerebbero ancora più corti, quindi non è proprio il massimo. Però ricordatevi sempre che quando voi vedete un capello crespo non è sempre sinonimo, come posso dire, di genetica eccetera, ma potrebbe essere sinonimo di un'asciugatura completamente sbagliata e di un capello riccio curato male. Quindi nel caso abbiate dei capelli eccessivamente crespi, potreste avere dei capelli magari o mossi, tipo magari un 2A, 2B o 2C, oppure ricci 3A, 3B, 3C, semplicemente asciugati male, che è una cosa che mi capita tipo tantissimo. Pensate che settimana scorsa, quando era a Perugia, ho asciugato i capelli a una cliente, le ho detto: ma lo sa che lei ha i capelli mossi? E questa signora mi guarda e mi dice: ma io ho 55 anni, non li ho mai avuti mossi, li ho sempre avuti lisci. E le ho detto: ma lei li ha lisci perché li ha sempre asciugati come dei capelli lisci, ossia ha preso il phon e ha sempre fatto così. Io al lavaggio, quando ho messo l'acqua sopra i capelli della signora, mi è capitato di fare un attimo scrunch così, si vedevano le ondine nell'acqua, quindi significa che la signora è sempre stata mossa, ma lei non l'ha mai 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 saputo. E questo capita, vi ripeto, tantissime volte, quindi anche tu che mi stai guardando potresti essere una riccia inconsapevole. Qualora ovviamente invece voleste lisciarli eccetera, io vi consiglio tantissimo lo spray di Color Wow, che è uno spray anticrespo favola. Detto questo, spero di non avervi ammorbato abbastanza, spero di avervi dato anche delle informazioni che possano essere utili per quanto riguarda anche la vostra tipologia di viso. E niente, spero che Cara magari ascolti questi miei consigli, quindi un capello più lungo, più chiaro, un po' magenta eccetera. E io vi mando un bacio grande grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao.